Affitti sempre più cari, bollette sempre più salate, una spesa imprevista a cui non si riesce a far fronte, il lavoro che non c'è più. I casi di sfratto, pignoramento giudiziario sono una delle facce della crisi economica che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie. I dati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno parlano di oltre 60.000 rilasci di immobili ad uso abitativo nell'ultimo anno, un modo elegante per non pronunciare la parola sfratto. Da qui le soluzioni di fortuna diventano la normalità. Si scopre l'ospitalità provvisoria, i più fortunati, si finisce a vivere in auto in mezzo alla strada chi non può fare affidamento su parenti o amici. Ma ci sono anche iniziative con le quali si cerca di dare risposte concrete all'emergenza abitativa. Una su tutte, curata dalla Caritas diocesana di Asti, un fondo antisfratti gestito insieme ad un istituto di credito piemontese per sostenere chi inizia ad avere difficoltà a pagare l'affitto. Al momento sono circa 150 casi finanziati per 192.000 euro, 150 storie di persone che grazie a questa iniziativa guardano al futuro con più speranza. Abbiamo cercato di giocare d'anticipo e quindi intercettare coloro che per una serie di ragioni legate alla crisi fanno fatica a pagare la locazione e quindi metterci a fianco a loro in un percorso di sostegno che prevede il pagamento al posto loro fino a 6 mesi d'affitto, attingendo al fondo antisfratti.